Il sostituto procuratore di Bologna Claudio Nunziata è il magistrato che conduce l'inchiesta. Per la seconda volta le circostanze lo portano ad indagare su una strage. L'altra fu quella della stazione. Il dottor Nunziata è rimasto da ieri sera fino a questo pomeriggio nella piccola stazione di San Benedetto Val di Sambro, dove su un binario sono ferme le carrozze del rapido Napoli-Milano. Questa mattina il magistrato ha effettuato un lungo sopralluogo nella Galleria della Morte. Non ci è andato da solo, con lui c'erano i tre esperti in esplosivi della Marina Militare, fatti venire da Forte Varignano, vicino La Spezia, il generale Spampinato, uno specialista in balistica dell'artiglieria dell'esercito, il responsabile bolognese della polizia scientifica, ufficiali dei carabinieri della finanza della polizia. Una delle prime cose da fare è l'accertamento del tipo di esplosivo impiegato per la strage. La bomba, è opinione degli inquirenti, è stata posta sulla reticella dei bagagli, una convinzione questa maturata dagli effetti devastanti dell'esplosione, che ha letteralmente squarciato il tetto in lamiera della nona carrozza, ma non ha fatto deragliare il convoglio, cosa questa che sarebbe sicuramente avvenuta qualora l'ordigno fosse stato poggiato sul pavimento. C'è tuttavia anche chi parla di bomba messa su un sedile mobile. Non sembrano invece sussistere dubbi su dove è salito lo sconosciuto che portava con sé l'ordigno, o gli sconosciuti se si trattava di un autentico comando. È salito o sono saliti a Firenze, ultima stazione utile per approfittare anche di una sosta del rapido di una decina di minuti. Una circostanza decisamente favorevole per piazzare l'ordigno e poi abbandonare tranquillamente il convoglio. A differenza dell'Italicus, questa volta la bomba non è esplosa all'uscita della galleria più lunga d'Europa, ma esattamente a metà del tunnel della Direttissima. I morti potevano essere davvero molti, ma molti di più. Una cosa è certa, chi regge l'oscura e macabra regia del terrore ha scelto questa galleria come emblema. Le rivendicazioni sono state tante, quasi a voler confondere o depistare. Rivendicazioni di segno opposto per opposti estremismi. Ma come ha detto questa mattina il giudice Nunziata al termine del sopralluogo, questa scelta è emblematica proprio perché ricorda l'Italicus. Se fosse stato un gruppo diverso, ha aggiunto il giudice, avrebbe scelto un diverso obiettivo. Si indaga dunque negli ambienti delle versioni nere, sono state fatte perquisizioni a Bologna, Firenze e in altre città, ma si affaccia anche l'inquietante ipotesi della pista internazionale. Ci sono stati segnali minacciosi dall'estero, ha detto oggi a Bologna il presidente del Consiglio Craxi. L'Italia dunque è ancora al centro del crocevia delle tensioni e dei ricatti, è un altro degli interrogativi inquietanti, delle domande a cui bisogna trovare a tutti i costi una risposta. Ancora morti innocenti, ancora un funerale di Stato. Si torna a celebrare la morte nel giorno dedicato alla festa. Le indagini sono appena cominciate, ma restano i ricordi di altre bombe di una nostra dolorosa geografia. Piazza Fontana a Milano, Piazza della Loggia a Brescia, l'Italicus su questi stessi binari, la strage della stazione di Bologna e ieri questo rapido che saliva dal sud. A parlarne per la prima volta il pentito Giovanni Brusca. La strage del rapido 904 fu la risposta immediata ai mandati di cattura emessi da Falcone e Borsellino, che portarono poi al maxi processo a Cosa Nostra. Per i magistrati della DDA di Napoli e per i carabinieri del ROS che hanno condotto le indagini, mandante, organizzatore e istigatore di quell'attentato, il capo dei capi, Totò Riina. 23 dicembre dell'84, una bomba piazzata al centro del convoglio Napoli-Milano uccise 15 persone. È proprio seguendo il percorso di quell'esplosivo, lo stesso utilizzato nell'89 per l'attentato contro Falcone all'Addaura e poi nella strage di Via D'Amelio, che i giudici hanno svelato la vera natura dell'attentato, frutto di un accordo tra mafia e camorra.